Grazie Presidente. Vedo che no, il PD non è molto presente in aula, evidentemente con grande coerenza prosegue nella sua azione di sparizione iniziata già il 4 di marzo con le urne. E questa è coerenza e ve ne do atto. Io vorrei trattare il tema dello stabile abbandonato di via Bistolfi 5, angolo via Cima. Anche oggi mi trovavo da quelle parti e parlando con alcuni cittadini e osservando personalmente ho riscontrato l'apparizione di un bel cartello della Gabetti dove, a cui si può telefonare per chiedere eventualmente quanto costa rilevare l'intera area, ma soprattutto un grande quantitativo di immondizia buttato al di là delle reti, quindi dalla strada verso l'interno, e la permanenza del buco che anche i cittadini avevano segnalato nelle scorse settimane sul lato di Via Cima, un buco nel muro, che evidentemente i proprietari si disinteressano dell'area. No, vabbè, ma non si preoccupi, non si preoccupi, Presidente Casati, lo sa che a me importa che lei mi ascolti. Grazie. Allora, ecco, se il consigliere Sì, Monti però ha dai, finito no. di fare dei rumori, se può finire di fare i rumori, consigliere Monti, grazie. Sì, però non può dire che se ne frega. Allora, lo so che a lui, ma evidentemente se ne frega il consigliere Monti dei problemi dell'Ortica, ce ne faremo una ragione. Il problema di quello stabile sta che nella proprietà, la nuova proprietà evidentemente non lo sta curando in maniera opportuna. Da circa 15 giorni, a detta dei cittadini, è sparito anche l'agente di polizia privata che doveva teoricamente controllare gli ingressi, che forse non controllava molto bene perché nel frattempo dentro la gente ci dormiva, anche con cani di grossa taglia, eccetera, eccetera. Io vorrei sapere, vorrei esortare la nostra amministrazione, passando tramite la nostra Presidente Antola, che ha la delega alla sicurezza, a fare qualcosa per risolvere questa questione, quindi richiamare la proprietà dello stabile, a cui noi auguriamo certamente di fare un buon profitto e di vendere il tutto, anche perché poi noi speriamo che ci sarà un recupero dell'area. Nel frattempo però i beni privati andrebbero curati e le istituzioni pubbliche dovrebbero un pochino far rispettare le regole e il decoro urbano. Grazie.